Ciao amici, oggi prima di andare in messa una persona speciale ci racconterà i segreti di un menù che viene dalla Spagna, che poi gusteremo insieme. Faremo così il giro del mondo seduti a tavola. Buenos días, bambini! Buenos días! Io mi chiamo Nuria e vengo dalla Spagna, anche se abito a Parma da un po' di anni, ma sono spagnola. Qualcuno sa dirmi dove è la Spagna? Io! Dai, te, dici? La Spagna? Sì. Aspetta, sud del mondo, vicino all'Italia. Qui c'è la Spagna, che non è lontanissima dall'Italia. No! Perché è in Europa. È in Europa, sì. E come ci si può arrivare in Spagna? Con l'aereo oppure in macchina? Oppure? Con la nave. Certo, anche con la nave. E con l'aereo? Sì, e poi con la macchina. Ci si può arrivare anche in treno, insomma abbastanza. In treno pure. È vero, ci mettiamo tantissimo ad arrivare in treno. Era meglio prendere l'aereo per andare. È più veloce. E allora sapete come si saluta in spagnolo? Hola! Hola! Buenas tardes! Buenas noches! Buenas tardes! Hasta luego. Ah, sapete los números? Bravi. Bravissimi. Allora, avete visto che la Spagna è grande. Sì. Anche se è più grande dell'Italia. Essendo così vasta, ogni regione ha una gastronomia diversa. Noi spagnoli ci piace anche molto mangiare il pesce e diciamo che da noi il pesce è buono in tutte le città. Perché poi abbiamo anche l'oceano vicino, l'oceano Atlantico. Quindi ci arriva anche molto pesce dall'oceano, non soltanto dal Mediterraneo. Vicino a Madrid c'è un'altra città, Burgos, che è stata nominata, come è stata nominata Parma, città creativa per la gastronomia. E poi l'altra città che è stata nominata creativa per la gastronomia è Denia, che si trova sotto Valencia, vicino sulla costa del Mediterraneo. Che anche l'Italia è sulla costa del Mediterraneo, quindi anche qui il pesce è abbastanza buono e il piatto tipico da questa zona qua è la paella, che oggi cucineremo insieme e faremo la paella e cucineremo anche la tortilla. Qualcuno sa qual è la capitale della Spagna? In coro, dai. Allora, tutti insieme, qual è? Madrid! Bravissimi, che si trova giusto più o meno al centro. E questa è la bandiera della Spagna, che c'ha i colori? Rosso, giallo. E bianco. E sapete com'è la storia più o meno dei colori della bandiera? No. Allora, i colori della bandiera spagnola sono nati in realtà per una necessità della flotta delle navi spagnole che volevano essere avvistate bene in alto mare. E quindi prima c'erano questi standarti dei Borboni, che di solito erano bianchi, con un scudo, la croce al centro, insomma, ma si confondevano con altri navi. Allora c'è stato un re, alla fine del Settecento, Carlo III, che ha fatto un concorso, così, semplicissimo, e ha detto, vabbè, facciamo un concorso e vediamo le bandiere che ci propongono. E allora ha vinto questa che ha i due pezzi in rosso e al centro giallo. Che sono colori molto vistosi, possono vedersi abbastanza bene in alto mare. Così, sai, le navi da lontano, quando si avvistavano, dicevano, allora quella nave che arriva, chi saranno? Saranno inglesi, francesi, tedeschi? Allora, lo sapevano che se c'era il rosso e il giallo, eravamo gli spagnoli. Oggi cucineremo insieme due piatti tipici della cucina spagnola. La paella.
E la? Tortiglia! Bravissimi! Gli ingredienti per fare la tortiglia sono le cipolle, le patate e le uova. Invece per fare la paella ci abbiamo pomodoro, piselli, calamari, vongole, prezzemolo, zafferano e riso. Ok, allora chi vuole cucinare con me? Io! Bene. Ragazzi, bravo. Abbiamo fatto la tortiglia e la paella. Delizioso. Anche questo è molto buono. Era buono? Cosa ti è piaciuto di più? La tortiglia o la paella? O tutti e due? Il riso. Il riso, ok. Per me sono stati buoni entrambi, ma mi è piaciuto di più la tortiglia e secondo me era squisito. A me sono piaciuti molto tutte e due, ma soprattutto questa. La tortiglia? Okay. Ed è molto ricca. Molto ricca, grazie. Grazie. A me piace tutte e due, ma mi è squisito tutte e due. A me mi gustaron todos dos, ma soprattutto la tortilla. A me piace la tortilla e la paella. La paella è buonissima. Io non so cosa dire perché sono entrambi tutti e due buoni, quindi deliziosi. Grazie. Sono buonissimi, non li avevo mai assaggiati. Buonissimi. A me mi è piaciuto entrambe, è squisito. A me mi piacciono tutte e due, molto buono e l'odore molto invitante. Anche a me mi piacciono tutte e due. Io di solito comincio a mangiare della cosa che mi piace di meno, però questa volta non sapevo scegliere perché erano buonissimi tutti e due. Grazie. Muy bene. È stato buonissimo, non avevo mai assaggiato qualcosa del genere in vita mia. È buono e l'odore, mi viene voglia di mangiarla ancora e è stuzzicante. Questo cibo per noi non l'abbiamo mai assaggiato, però comunque è stato ottimo. Grazie mille. Ti è piaciuto? Sì? Tutti e due? Tutti e due. Bene. Grazie. Scusa, io l'ho mangiata da buonissima. Era buonissima. Era troppo buono, non posso sparmiarlo. Dani, che ne pensi? È buono? È buonissimo. Ma tu sai, è buono.
Sì, molto. Però per me è buonissimo.